Libri.tv, qui a convegno sulle carceri in uno stato di legalità. Siamo in compagnia di Valeria Centorame, che potremmo definire l'eroina del giorno, perché è stata lei l'organizzatrice di questo convegno, che è uscito molto bene. Come ti è sembrato? Allora, il convegno è uscito molto bene. Permettimi una piccola correzione: l'eroina del giorno proprio no. Io tengo sempre a mente la favola del colibrì, che controvento andava con la piccola goccia d'acqua a spengere l'incendio e tutti dicevano dove vai, e il colibrì rispondeva faccio la mia parte. Ecco, mi vedo in questa dimensione. Ma gli eroi laici questo sono? Non hanno nome, non hanno volto, e il convegno è andato molto bene, abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, è stato molto partecipato, e cosa particolare, è stato partecipato fino alla fine, tantissime persone sono intervenute, e la cosa di cui sono particolarmente contenta è che abbiamo potuto parlare delle proposte radicali, che sono sempre più spesso silenziate, e qui a Rieti in particolare si è creato, a forza di parlare, perché c'è bisogno di parlare, di spiegare, di comunicare, si è creato un bellissimo clima di collaborazione, per esempio con le Camere Penali di Rieti, con Marco Arcangeli, che è il presidente delle Camere Penali e che mi ha comunicato, questo lo possiamo dire in diretta, che prenderà la tessera del partito transnazionale, e spero di coinvolgere mano a mano, questa è una decisione logicamente interna, però che venga questa voglia è meraviglioso, come i ragazzi di Cittadinanza Attiva, che ho spinto ad intervenire durante il convegno ed è intervenuto alla fine, come Renato Borzone, che ci ha deliziato della sua presenza e che, di cui ho una stima profonda, e tutti gli interventi che si sono succeduti. E sono felicissima che sia venuta qui Rita Bernardini, perché ho una stima incommensurabile proprio per lei, e spero che questa nostra proposta di amnistia e non protesta possa avere sempre più corpo all'interno proprio della società civile, delle persone che non per propria colpa ma per ignoranza, intesa proprio nel senso di ignorare, sono contrarie a dei provvedimenti che vengono definiti a volte tampone e via dicendo, senza sapere invece i perché e i per come. La cosa che mi rende ottimista è proprio vedere come molte persone invece, con un dialogo costruttivo, anche basato su opinioni differenti, ma con un dialogo riescono poi nel corso del tempo anche a cambiare idea ed appoggiare le nostre proposte. E quindi io ringrazio te di essere intervenuto, e sono felicissima che Liberi TV sia qui, e magari da questo piccolo microfono, perché io l'ho appena introdotto e non mi sono messa fra gli interventi nella locandina proprio perché non è mio lo spazio, e da questo piccolo microfono vorrei salutare Laura Arconti, che mi ha mandato adesso un messaggio, ci ha seguito in diretta e le è piaciuto tantissimo il convegno. Auguri a Laura. E tanti 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 auguri e un bacio veramente sentito, forte, a Laura e a tutti i compagni con i quali insieme riusciremo a vincere, a convincere. Grazie, grazie a Valeria Centorame.